Presidente, partiamo dall'occasione che ci porta qui alla stazione marittima, un premio alla Guardia Costiera e all'ufficio militare della Marina per la protezione del mare a Napoli, una protezione, diciamo, di uno spazio che anche con i turisti sta tornando ad essere di primo piano. Ma intanto noi abbiamo approvato una legge regionale per il riconoscimento dell'albo, anzi la costituzione dell'albo dei circoli navali. Abbiamo una ventina di circoli in tutta la regione, abbiamo tre club velici, fra cui un club per disabili. Abbiamo circoli che hanno una storia incredibile, Circolo Posillipo, abbiamo il Circolo Savoia che è il secondo più antico d'Italia e abbiamo in questi circoli visto nascere tanti sportivi che hanno fatto onore allo sport nautico italiano. Poi ovviamente c'è l'aspetto, come dire, ambientale, la tutela del mare, la tutela della risorsa mare al di là dello sport nautico. È stata istituita anche a livello nazionale la giornata del mare, l'11 aprile, che coincide con una tragedia ambientale che c'è stata nel nostro paese, a Genova. Beh, dobbiamo lavorare per diffondere la cultura del mare sempre di più. In questa occasione daremo un riconoscimento al console anche dell'Ucraina. Stiamo vivendo la tragedia della guerra in Ucraina e fra l'altro in questo momento vi sono due grandi città di mare che sono sotto attacco, Mariupol e Odessa. Ci auguriamo davvero che nelle giornate di Pasqua possa essere accolto l'appello di Papa Francesco a trovare perlomeno una tregua alle armi. Senta, nella settimana di Pasqua le chiedo sul nuovo boom turistico che questa città sta vivendo tutti i giorni. Ci auguriamo che ci sia e si consolidi questa ripresa. Abbiamo appena inaugurato Procida Capitale, abbiamo costruito tutte le precondizioni per un rilancio turistico straordinario. Noi avremo una caduta ovviamente dei flussi turistici provenienti dalla Russia, in modo particolare abbiamo avuto moltissime disdette a Ischia e a Capri. Io credo che con l'evento di Procida, ma anche con la programmazione culturale straordinaria che offre la Regione Campania, abbiamo davvero la possibilità di attrarre flussi di turismo molto molto importanti. Senta, perché un'altra cosa invece su cui lei è in combattimento, la ripartizione dei fondi sulla sanità, la Campania è nuovamente tra gli ultimi posti, questa è una battaglia che lei sta portando avanti da diverso tempo, però pare che da Roma insomma non arrivino risposte positive. Vedremo chi si stanca prima. Noi godiamo di ottima salute, a Dio piacendo, diciamo. Quindi la nostra battaglia continua e ci auguriamo ovviamente che le forze politiche nazionali tutte, anziché girare la testa dall'altra parte, comincino a fare un'operazione verità. La proposta della Campania è molto semplice, le stesse risorse a tutti i cittadini italiani, dal Piemonte alla Sicilia. Poi se c'è qualche regione che ha bisogno di un aiuto in più perché ha più popolazione anziana, bene, costituiamo un fondo ad hoc, ma questa vergogna di questo furto che dura ormai da più di 10 anni a danno dei cittadini campani deve finire assolutamente. Senta, le chiedo l'ultima cosa sul Lei sta esagerando, lo so, stiamo arrivando a Pasqua. Le chiedo l'ultima sullo sconto della multa quotidiana sui rifiuti, è stato fatto un primo passo che lei ha annunciato, che prospettive e anche, diciamo, un appello suo ai cittadini, perché sono cittadini di alcuni piccoli comuni che magari temono la costruzione di nuovi impianti. E fanno male, perché anche le vicende energetiche di questi mesi devono, credo, convincere tutti i nostri concittadini che il tempo della stupidità è finito. Il tempo dei no, dei ni, dei comitati, dei sottocomitati all'insegna della imbecillità deve finire. Nella mia città dove sono stato sindaco, un impianto di compostaggio l'ho fatto 15 anni fa. Nel centro della città non c'è nessun problema. Abbiamo avuto perfino un premio come riconoscimento per una best practice di fondi europei, per l'utilizzo dei fondi europei. Allora, è tempo davvero di far funzionare la ragione. Noi dobbiamo essere gelosi del nostro ambiente, tutelare la vivibilità dei nostri territori, ma di fronte a cose francamente stupide dobbiamo andare avanti con grande determinazione. Adesso abbiamo cominciato ad avere una riduzione di 40.000 euro al giorno
che è la multa europea. Credo che entro l'anno avremo un'altra riduzione di un altro terzo. L'obiettivo è di eliminare questa sanzione europea che abbiamo ereditato per il fatto che per 15 anni la Campania non ha fatto niente.